E tu puoi veramente girare, cioè trovarti a quel bivio e dire no, questa volta scelgo A, non scelgo B come dovevo fare per destino. Ecco, allora forse uno da non sempre il saggio, la forma saggio riesce a far comprendere questo scatto evolutivo della persona. Invece io credo che la letteratura, il cinema, hanno una potenzialità enorme. Tu entri nella vita di quella persona Perché rappresenti la vita. e riesci a pensare, allora è possibile, allora ho sbagliato a pensare questo. Ultimi, ci sono tanti film, no, che ti permettono di capire come puoi togliere gli occhiali, non per citare l'ortese, ma togliere gli occhiali e vedere altro. E gli occhiali sono gli occhiali del pregiudizio, gli occhiali dei preconcetti, gli occhiali del razzismo, del classismo. Del retaggio. Dei retaggi antichi, quindi dicevo che questo creduto, credevano e così io crederò. No, allora se tu leggi, ma perciò dico sempre grazie a chi legge, perché io lo sforzo l'ho fatto, però l'altro che legge in una certa maniera rende efficace un percorso, ma è il lettore che permette al libro di andare avanti. No, noi creativi, non so se perché altrimenti questo gioco di rimbalzo, di restrizione che fa in modo che la sensibilità si allarghi sul piano, logicamente in questo caso, un piano etico perché parlare degli ultimi come persone degne di avere le stesse possibilità di evoluzione significa avere una posizione etica di rispetto.